Buonasera, oggi voglio fare finalmente, dopo tanto tempo che ci penso, una ricetta che fa parte un po' dei miei ricordi, della mia vita, perché è una ricetta che facevamo ai tempi dell'università e quindi per me è piena di ricordi e di amiche che adesso ho perso un po' di vista. In particolare questa me l'ha fatta conoscere Veridiana, una mia amica ai tempi dell'università. Adesso poi con la vita che va avanti, la distanza, è difficile tenersi in contatto, ed è una ricetta veramente molto particolare che io ancora oggi la uso, non ha un vero nome e quindi io la chiamo la pasta dell'università. La chiamo la pasta dell'università perché un nome non ce l'ha e perché è molto molto pratica. E infatti credo che potrà essere utile anche a qualcuno di voi se vorrà sperimentarla e farla. È una pasta cotta in un modo particolare perché sono degli spaghettini o dei capellini risottati direttamente in padella e poi andando avanti con la cottura si tostano un po' ed hanno un sapore strepitoso. Per me assomigliano un po' anche quasi al gusto di una pizza particolare, è diversa da una pasta al forno, anche se rimane un po' brustolita. Comunque veramente sono eccezionali e poi sono molto pratici perché in realtà si possono preparare benissimo la sera prima e mangiarli magari in una pausa pranzo in cui uno non ha più di 10 minuti. È una ricetta che faremo direttamente al fornello, non spiego niente adesso perché è semplicissima, ma va vista, qualcuno te la fa e poi la rifai tranquillamente. Ci serviranno degli spaghettini fini o dei capellini, della passata di pomodoro, sale, olio extravergine, un po' di basilico, a me me ne è rimasto un po' di quello che avevo sul vaso e la prepariamo. Benissimo, iniziamo a preparare la nostra pasta dell'università. Prendiamo, questo è veramente necessario, una bella padella antiaderente e poi procediamo in questo modo. Qui ho 400 g circa di passata di pomodoro e la mettiamo bene come primo ingrediente. Saliamo la nostra passata. Bisogna salarla in modo un po' abbondante, anche perché sarà il sale che condirà anche la pasta. Perché, come dicevo prima, la pasta non la lesseremo nell'acqua, ma la risotteremo direttamente qui in padella. Mettiamo un bel filo d'olio. Poi mettiamo il basilico. Tutto così a crudo in padella e adesso la cosa che a me la prima volta che l'ho visto sono rimasta veramente colpita, prendiamo i nostri spaghetti che in questo caso io ne uso 300 grammi, li rompiamo a metà e li mettiamo a raggiera. Cerchiamo di non metterli tutti in un verso nella padella, ecco qua. Procediamo così. È una cosa che io la prima volta che l'ho vista non sarei riuscita mai ad immaginare il risultato, ma poi è buonissima. L'ho rifatta milioni di volte, la faccio spesso. Ecco qua, divisi anche gli ultimi capellini. Aggiungiamo a questo punto un po' d'acqua perché in realtà la pasta adesso inizierà la cottura coperta e quindi si cuocerà nel vapore. Prendiamo lo stesso barattolo, bottiglia dove avevamo la passata e più o meno la stessa quantità di passata la facciamo d'acqua. Io uso tranquillamente quella del rubinetto perché qui è buona. Ecco qua. E a questo punto accendiamo il fuoco
bello vivace, e copriamo la nostra pasta con un coperchio che appunto vada bene per la padella, perché adesso si formerà qui dentro del vapore e la pasta inizierà a lessare, cuocerà direttamente nella salsa di pomodoro. Quindi per i primi 5-6 minuti non la tocchiamo. Benissimo, trascorsi i primi minuti possiamo iniziare a controllare la cottura della nostra pasta. Prendiamo due mestoli, possibilmente che non graffino la padella, e la mescoliamo. È già diventato, diciamo, gli spaghetti sono già morbidi perché hanno cominciato ad assorbire il liquido e si stanno cuocendo. Li giriamo un po', cerchiamo di dividerli se in alcune parti si sono attaccati, ma di solito non succede. Benissimo, trascorsi i primi 5-6 minuti, la pasta ha iniziato ad assorbire il liquido. Ecco, siamo arrivati a questo punto, è morbida, inizia anche un pochino ad attaccare sotto. La mescoliamo bene, cerchiamo di evitare che delle parti si siano attaccate, e a questo punto è necessario aggiungere un altro bicchiere d'acqua, perché la pasta ancora ha assorbito il liquido ma non è cotta. Quindi aggiungiamo un po' di liquido, di acqua, che aiuti la cottura, perché adesso gli spaghettini la assorbiranno subito e continueranno a cuocere. In questa prima parte di questa ricetta va un po' controllata e la pasta va portata ad un livello di cottura sufficiente, non come se l'avessimo lessata, ma insomma deve essere, si sente girandoli che gli spaghetti sono morbidi e stanno cuocendo. Copriamo di nuovo e la ricontrolliamo fra un po'. Benissimo, la pasta ha continuato la cottura. Adesso anche dall'aspetto i nostri spaghetti sono grandi, come se li avessimo, ecco qua, tendono un po' ad attaccare, quindi ogni tanto vanno girati. Qua in questa prima parte, perché poi dopo, una volta che gli spaghetti saranno cotti, farà proprio parte della ricetta farli attaccare un po'. Allora possiamo anche a questo punto assaggiarli e magari sentire se c'è bisogno di un po' più di sale. Ecco, sì, i miei vanno salati un po'. Rimescolo bene per far distribuire bene il sale. E a questo punto iniziamo a fare la cottura senza coperchio. Iniziamo a rosolare, ad abbrustolire la nostra pasta. Quindi la mettiamo, la distribuiamo bene, non la lasciamo magari tutta ammucchiata nel centro, ma la mettiamo bene sulla padella, e adesso per qualche minuto non la muoviamo, in modo che sotto si formi una crosticina. Benissimo, quando si sente questo sfrigolio significa che sotto si sta formando una crosticina. Possiamo un po' rigirarla, ecco qua, e la facciamo leggermente abbrustolire su tutti i lati.
Eccola qua, sta rosolando, chissà se con la telecamera riesco a mettere a fuoco bene. Comunque si va avanti, si gira continuamente in modo che si formi tutta una crosticina. Ecco qua, la pasta è quasi pronta, poi dopo quello va a gusti tostarla un po' più o un po' meno. Ecco qua, comunque si è formata una bella crosticina tutta intorno agli spaghetti. Il pomodoro è stato completamente assorbito dalla pasta e vi assicuro che l'aspetto un po' scoraggia, non è niente di che, ma il gusto è eccezionale. Eccola qua, ecco il risultato finale della nostra pasta dell'università. Certo, questa è davvero per me una ricetta del cuore. L'aspetto non è invitante, è impossibile presentarla in un modo carino, perché l'aspetto è questo qui. È una pasta arrosolata, cotta in padella, ma il gusto è davvero eccezionale. Ci terrei tanto che qualcuno di voi la provasse e mi facesse sapere. Arrivederci, spero che anche questa vi sia piaciuta.